tensione che sbloccherà il risultato. Il Duke l'ha vinto facilmente, o per quantomeno con relativa facilità, confermando la superiorità del calcio cecoslovacco in questo momento su quello ungherese, che si riscontra anche a livello di nazionali, con la Cecoslovacchia in piena lizza per arrivare alle finali del campionato europeo e l'Ungheria già tagliata fuori dalla Grecia addirittura. Ed ecco il gol d'apertura, una vera e propria bomba di Vicek da una ventina di metri, da posizione centrale, nulla da fare per la barriera, nulla da fare per il portiere dell'Ujpest, e il gol con il quale il Dukla di Praga si qualifica in pratica per il turno successivo della Coppa dei Campioni. Rivediamo, è veramente un gran tiro quello di Vicek. C'è forse il sospetto di una lievissima deviazione in barriera, comunque la traiettoria della palla resta più o meno la stessa e per il portiere non c'è scampo. Proseguono, come vedete, gli attacchi della squadra in maglia gialla del Dukla di Praga. Qui Neoda è bravissimo, ma poi il portiere ungherese è altrettanto bravo a fermargli la conclusione. Ma per Neoda si tratta solo di un prologo, perché verrà il suo gol personale al termine di un'azione sia pure piuttosto elaborata ma comunque efficace. Al 43esimo della ripresa viene appunto il 2-0, vedete la pressione è notevolissima, insistente, il portiere ungherese è chiamato a un duro lavoro. A questo punto tra l'altro il Dukla non avrebbe nemmeno bisogno del gol di un eventuale raddoppio, che comunque cerca lo stesso ed ottiene. Cross basso di Vicek, adesso ancora pressione, e vedrete che viene da un errore forse di Gajdusek, che comunque mette in condizioni Neoda di realizzare la rete. E così susseguono gli attacchi del Dukla di Praga. Viene pescato, smarcato sulla destra il giocatore, fallisce il tocco, ma Neoda arriva in tempo prima che la palla vada oltre il fondo, partendo presumibilmente da posizione regolare. Le immagini non possono dimostrarlo comunque, e segna il gol del raddoppio del Dukla, che batte l'Ujpest per 2-0 e lo elimina. Rivediamo e rivediamo proprio come l'errore del suo compagno di squadra abbia trasformato questo tiro. Ecco, vedete, colpisce troppo con l'interno del piede, irrompe comunque sul pallone Neoda e il 2-0 è cosa fatta.